Ebbene sì, ben ritrovati, miei discepoli, anche oggi. Torniamo con la rubrica Ti insulto il bonsai. Così andiamo a fare un'altra analisi di qualche ciclamino, qualche pre-bonsai soprattutto. Per partecipare a questa rubrica, vi ricordo che basta mandarmi semplicemente un video dove spiegate, dove fate vedere la vostra colazione. Sono le 10:07, ok? Sono stanco, ho sonno. Andiamo a vedere Magagna, via. Prima di iniziare con questo video, oggi ho mangiato l'erba, quindi è un po' attappirato e quindi lo lasciamo stare, dai, che è una voglia di pugnette. Eccolo qua. Vai. Di qualcosa? Bravo, che numero uno, eh? Per quelli che dicono, amo, no, ma i gatti mangiano l'erba quando hanno bisogno di vomitare. Ragazzi, smettetela, non siete veterinari. Questo qua non sa neanche di essere un gatto. Pensate un po' se gli viene in mente una strategia del genere. Questo esce, mangia l'erba tutti i giorni, non capisce un cazzo e poi vomita. Comunque, vi ripeto le regole di questa rubrica. Mi mandate semplicemente un breve video di 1 o 2 minuti dei vostri ciclamini, dei vostri bonsai, così io li commento, li insulto e poi vi do la soluzione, vi dico cosa fare, cosa non fare e via dicendo. Quindi mandatemi il video su WhatsApp. Il video deve essere così, se potete, ok, orizzontale, con le piante prese da davanti. Ho ricevuto dei video ultimamente con gente che tira il telefono così, lo gira. Scusate, sono un po' di prurito. Fate i bravi, ok? Iniziamo subito. Auricolare. Vediamo. Madonna, che cacchio c'ho. Ho tirato su anche magagna. Uno, siete pronti? Uno, due, tre. E via. Ciao Claudio, queste sono le Ciao. mie piante, non dico bonsai. Queste Bravo. qua. Allora, partiamo da questa. Questo è un ficus ginseng. Questa è una pianta che avevano quasi cestinato, buttato. Io l'ho recuperata a un anno e mezzo, ce l'ho io da un anno e mezzo. Questa era tutta secca. Sono riuscito, credo, a salvarla. E questo è il primo caso di accanimento terapeutico, cioè l'avevano cestinata, vuol dire che doveva rimanere lì, ok? Quindi quando sono non è per essere cattivo, ma questa pianta è colma di difetti, ok? Quindi secondo me non ha senso portare avanti questo progetto, cioè il piede è, magari può essere affascinante per uno che inizia da poco, vede qualcosa di strano, può avere delle idee, però no, ok? Comunque andiamo avanti. Mi sta già cacciando tutto quanto. Dai, Eccola bravo. qua. Che si Sembra fa? bellissimo, fammi guardare. Eccola qua. No. Poi questa è la seconda. Mi sono magari un sacco di paura che l'ho ingessata, però ho voluto Togli il mantenere filo. la forma. Eccola qua. Togli il filo. Questa mi Tutto. preoccupa un pochino perché le foglie stanno iniziando ad arrotolarsi, ma La stai da distruggendo. questa settimana ti inoltrerò un ordine dei tuoi prodotti, anche perché io ti seguo da pochissimo, Grazie giusto mille. da qualche mese. Questo è un lavoro, non so che cosa, però mi è piaciuto un sacco e l'ho invasato. Però a mio parere potrebbe uscire un bel lavoro, molto carino. Eccolo qua. Questo è un olivo Ci vorrà una selvaggio. vita. Selvaggio, scusami. Andiamo avanti, qua mi darai un sacco di parole. Abbiamo un ginepro. Questo è un ginepro e non so, un progetto che mi è Dopo piaciuto un come ti ordini sacco. tutto, eh? Ho piegato un po' il ramo e lo sto facendo andare. Vediamo se Dai tu poi ordini. l'indomani ci viene un'idea. Eccolo qua. Sembra molto bello.
questa Togli il piuma la filo, vorrei togli. portare giù e Non puoi legare questa così un ramo. continuarla sopra, vediamo come viene. Qua pure mi dirà un sacco di parole. Questo è un pino. Questo è un pino. Questo è un pino marittimo. Mi sto scendendo già abbastanza ridotto, ho voluto fare questo rametto vuoto insieme a questi due. Credo Togli il filo. uscirà un lavoro, vediamo. L'ho impostato. Vediamo cosa potrà uscire. Fai conto che sono alle primarie, Togli il anzi filo. proprio a zero. È solo una passione momentanea partita da questo, dopo che sono riuscito a recuperare questo. E via, e che ho iniziato a seguire i tuoi video. Ti saluto, sfogati come vuoi, mi puoi prendere in giro come vuoi, i miei bonsai non ho problemi. E Grande, dai, questo è lo spirito questo giusto. è tutto. Ciao Claudio. E grazie mille. Allora, vediamo un po' di fare il punto della situazione per quanto riguarda questi, chiamiamoli pre-bonsai, ciclamini, chiamiamoli come vogliamo. Allora, prima cosa, questo ficus è stradifettoso, cioè veramente è un aborto, ok? Io lo chiamerei Frankenstein, cioè dalle forme che ha non ha veramente nessun senso, nessun significato. L'unica cosa che puoi farci, secondo me, è interrarlo, ok? Lo interri bene, poi lo inclini tutto in modo che una parte di quelle radici diventa poi un pezzo di piede che gli dà dinamicità, ok? Così, perché le altre le mandi giù, non si vedranno, e una la tieni che parte da sotto, difficile da fartelo capire. In modo che sembra che esca fuori e poi continua a strisciare questa pianta e fai un apice e fai dei rami che scendono. Questo puoi fare su questa pianta qua, fine, perché sennò una roba così è allucinante. L'altro ficus invece è un po' più classico, ci può anche stare come pianta, però devi togliere tutto sto filo perché hai raggomitolato. Non va bene, ok? Cioè questo, a parte il filo, non so che cazzo l'hai comprato, non si può neanche, blu, verde, non si capisce cos'è e non va bene. Tra l'altro se leghi così distruggi tutto e tra l'altro questi rami non sono pronti per essere legati, ok? Quindi qua via, via tutto. L'olivastro, questo è un progetto che ci può anche stare perché è un ciocchettino piccolino, magari fa qualcosa, però è una strada che è super lunga, in più dietro sembra tutto secco e quindi qui sinceramente non ci perderei tanto tantissimo tempo. Tienilo lì. Scusa, ho mangiato di nuovo. Com'è? E quindi tienilo lì in attesa che faccia qualcosa. Questo devo dire la verità, hai detto, mi dirai tante parole, invece come impostazione sei partito bene, cioè quel ramo va bene, cioè questo ginepro qua, il ramo può andare bene così, ok? Può andare bene, però è legato tutto anche qui come un salame, quindi distruggerei tutto in più. Non fare potatura, non fare niente perché questa pianta, come vedi, è andata ad ago. Quando il ginepro va ad ago significa che non va bene, cioè non ha abbastanza vegetazione, quindi apre le squame per cercare di andare a compensare. Quindi non fare potature finché la pianta non la ripigli bene, ok? Questo invece direi di lanciarlo all'indietro, così dal balcone, ok? Poi magari prendi qualcuno nella testa, almeno questa pianta è servita a qualcosa. Però se la vuoi tenere, anche qua ti consiglio di levare tutto sto filo, perché come impostazione non ha senso. Cioè, c'è un ramo che va di là, hai fatto una cosa così. Cioè, dai, non ho mai visto un pino così in natura, dai. Cioè, una fantasia ci sta, c'è l'inizio, quindi non ti insulterò, anzi, ti faccio anche i complimenti per comunque sia, hai avuto coraggio a mandarmi questo video, ok? Però, consiglio che ti do assolutamente, prenditi una pianta che possa diventare qualcosa, ok? Fai un minimo di budget, spendi 150 euro, 200 euro per iniziare, un bel acero, un bel olmo, ok? Ti servirà per fare pratica e per iniziare veramente. Cioè, te hai detto che questa è una passione passeggera. Cazzate, stronzate, ok? Ti divertirà, cioè se parti così fra un annetto diventa passeggera per forza perché non ci tiri fuori niente. Se invece parti col piede giusto, non solo è una passione che non sarà passeggera, ma inizierai per davvero bene, ok? Ultima cosa,
Guarda che giro neofiti, tutti stanno facendo quello che fai te adesso, ok? Cioè non è che te sei uno che è appena iniziato, stai sbagliando, tutti sono al tuo livello, bene o male. Poi ci sono quelli che già vanno un po' meglio, ma considera che gente che fa i lavori che stai facendo tu, danno pure i consigli su Facebook, molti fanno i video su YouTube, dopo io dico ciclamini, metrosessuali, poi magari fanno il video di risposta, no, ma io non è vero. Invece è proprio, sembra uno di quei video dei miei presunti competitor che mi vogliono copiare, quindi non ti scoraggiare, sei partito anche troppo bene, ok? Questa è la verità. Perché, ti ripeto, c'è gente che in giro fa sta roba da 20 anni, col filo così, non sanno quello che stanno facendo, eppure danno consigli da stramanca e cercano anche di sviluppare un qualcosa per fare due soldi. E non va bene, questa cosa non va bene, perché non sono le competenze, ok? Quindi, sei partito così così. Togli tutto sto cazzo di filo che hai messo perché hai messo male, malissimo, su rami che poi sono sottili, perché sennò veramente così distruggi tutto semplicemente, ok? Detto questo, io ti ringrazio per il video. Chi volesse partecipare a questo format può mandarmi su WhatsApp il proprio video con il proprio ciclamino e vedrete che vi insegnerò qualcosa di utile, ok? Soprattutto questi video servono anche a tutti gli altri, quindi mandatemeli tranquillamente, così imparate voi, imparano anche gli altri, perché su WhatsApp sono pieno. Fino qua, ok? Il mio tempo di risposta è su WhatsApp 6, 7, 8 ore, a volte anche 24 ore. Ok, ragazzi, siete tantissimi, quasi 20.000, un successone. Continua, no, non posso dirti continua così. Cerca di fare del tuo meglio per migliorare, fai anche dei falsi rinvasi, mettere le piante in contenitori molto più larghi. Inizia a rinforzare questi materiali togliendo tutto il filo perché sono rovini rami e poi con cima bomba. Adesso vai con Miracle, Nanotech, Krypton, Biodoped. Ogni 15 giorni con cima bomba. Fai sparare queste piante, ok? Fagli prendere luce, tienile di fuori tranquillamente, vedrai che poi dovrai comprare qualcosa di migliore e fare il salto di qualità. Quando impari a coltivare per bene, ad un certo punto fai un po' di budget e vai a bomba, ok? Detto questo, un saluto a tutti, un saluto anche Gagna dalle spalle, ok? Lo vedete? Ha deciso di dare le spalle, fa bene. Tirarsela è il primo passo per vincere. Ok, ragazzi? Ciao a tutti, state bene, ci vediamo nel prossimo video.